di San Pietro Apostolo e Sant'Antonio da Padova. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La vocazione di San Pietro. Ti salutiamo e ci rallegriamo con te, o amabilissimo San Pietro. Nella felice chiamata alla sequela di Gesù, quando hai udito la voce del Signore, hai lasciato la barca e la rete e hai seguito il Maestro. Ti preghiamo di concederci la grazia di sentire le chiamate di Gesù, per essere i suoi veri discepoli. O glorioso Sant'Antonio da Padova, che conoscesti per tempo il nulla delle cose terrene e rinunziando ad una vita agiata ed illustre, ti consacrasti al servizio di Dio. Aiuta la mia fragilità per corrispondere con maggior fervore alle tante grazie del Signore e alle sue divine ispirazioni. E per questi tuoi meriti ti prego di ottenermi le grazie che domando. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La confessione di San Pietro. O amabilissimo San Pietro, quando Gesù domandò cosa dicessero di sé gli uomini, tu, pieno di fede, viva, la confessasti uomo Dio dicendo: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Concedi a noi, il suo popolo, l'entusiasmo della fede e la gioia di riconoscere sempre la divinità di Gesù Salvatore. O glorioso Sant'Antonio da Padova, la tua eroica umiltà, o grande santo, mi infonde coraggio onde ricorrere fiducioso a te, che non mi negherai il tuo possente patrocinio al conseguimento delle grazie che ti domando. E affinché la mia preghiera sia maggiormente accetta al Signore, ottienimi umiltà di cuore sincera e profonda e concedimi le grazie di aspetto. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu solo hai parole di vita eterna. O amabilissimo San Pietro, tu hai riconosciuto in Gesù la sorgente della vita eterna, dichiarando dopo il discorso sul pane di vita: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Concedici di riconoscere nel sacramento dell'Eucaristia il corpo e il sangue di Gesù Salvatore, per avere sempre fame di questo pane di vita e della parola di salvezza. O glorioso Sant'Antonio da Padova, o ammirabile santo, che per il fervore delle tue virtù e per l'amore a Dio facesti stupire gli angeli stessi, ottienimi parte dell'ascesa della carità, onde corrispondere fedelmente nel divino servizio. E ti prego, per amore di Gesù, di consolare il mio afflitto cuore col concedermi quanto da te fiduciosamente imploro. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La negazione di San Pietro. O amabilissimo San Pietro, in casa di Caifa, per timore della morte, hai negato Gesù, a cui avevi dichiarato tutto il tuo amore e la tua disponibilità a seguirlo fino alla morte. Ma uscendo fuori, pentito e colpito dallo sguardo d'amore di Gesù sofferente, hai pianto amaramente. Aiutaci a essere sempre fedeli a Gesù e sul suo esempio di saper piangere i nostri tradimenti, per gustare la dolcezza del perdono che Gesù ha promesso a coloro che nella penitenza tornano a Lui. O glorioso Sant'Antonio da Padova, amabilissimo santo, la tua carità e il tuo apostolico zelo furono così grandi ed estesi che ti fecero consacrare tutto al sollievo spirituale e temporale ciel prossimo. Intercedi per me e ottienimi da Dio una tenera carità per i miei simili, ma specialmente per la salvezza delle anime e il sollievo dei poveri. Tu dunque, che sei il conforto di chiunque a te
fiduciosamente ricorre, esaudisci le mie suppliche. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Pietro, mi ami tu? O amabilissimo San Pietro, dopo la risurrezione di Gesù, da lui richiesto per 3 volte se lo amavi, tu pieno di fervore hai risposto: sì, o Signore, tu lo sai che ti amo. Hai pagato con 3 atti di amore la triplice negazione e da Gesù fosti dichiarato capo e pastore della Chiesa. Comunicaci, ti preghiamo, la stessa capacità di amare il Signore. O glorioso Sant'Antonio da Padova, per il tenerissimo amore che nutristi verso l'augusta Regina dei Cieli, di cui con ogni fervore facesti conoscere gli eccelsi e i singolari pregi, ti prego di ottenerne una vera devozione verso di lei e tutte quelle grazie che aspetto e l'aiuto e conforto nelle mie afflizioni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie a Don Marco che mi ha dato questa possibilità di preparare questo video. Io non sono molto capace in queste cose e per questo motivo ho chiesto ad un mio confratello di aiutarmi. Perciò ringrazio anche Salvatore che mi dà questa possibilità. Don Marco mi ha chiesto una piccola riflessione sul tema della pace, beati gli operatori di pace, soprattutto come frutto dello Spirito. Allora vorrei partire da questo discorso proprio del frutto dello Spirito. Come arriviamo ai frutti dello Spirito? C'è un percorso nella vita del cristiano che inizia da quello che deve essere l'attenzione costante della nostra vita, cioè quello di mettere in pratica le virtù. E quali sono le virtù? Fede, speranza e carità. Queste virtù dobbiamo metterle in pratica concretamente nella nostra vita, ma da soli non ce la facciamo, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo, con i suoi doni, sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio, ci aiutano a mettere in pratica le virtù di fede, speranza e carità. E ci fanno arrivare piano piano a che cosa? Alle beatitudini, beati gli operatori di pace, beati i miti, beati i misericordiosi, eccetera. Questa attenzione costante nel salire verso le beatitudini, verso l'essere felici. E se costantemente facciamo questo cammino, ci accorgiamo a un certo punto che nella nostra vita si rendono presenti i frutti dello Spirito, tra cui uno di quelli più importanti è quello della pace. Amen. Ma approfondiamo meglio che cosa si intende per pace. Nella scrittura si parla molto della pace. Nell'Antico Testamento, faccio solo un riferimento, il libro dei Numeri è un brano che noi leggiamo il primo giorno dell'anno, la benedizione, dove dice: il Signore ti dia pace. E nel Nuovo Testamento tanti brani potremmo trovare. Faccio riferimento solo ad un'affermazione di Gesù quando dice alla persona che ha perdonato: vai in pace, ti sono perdonati i tuoi peccati. La pace che viene da Dio. Ma approfondiamo meglio questa pace. Che cosa si intende per pace? Mancanza di guerra? No, troppo poco. Pace si intende qualcosa di molto più grande. Pace significa un'armonia interiore ed esteriore della persona. E allora abbiamo 3 livelli di armonia. Il primo livello, quello fondamentale e base, è quello dentro di noi. Noi tante volte viviamo l'esperienza della divisione, la divisione del peccato, la divisione perché abbiamo paura, la divisione perché non riusciamo ad essere in piena armonia con il nostro corpo, con il nostro pensare, con la nostra affettività, con tutto quello che noi siamo. L'attenzione costante deve essere di questa armonia che deve avvenire dentro di noi. Questa è la pace interiore. E noi ce ne accorgiamo quando vediamo una persona che è pacificata con se stessa.
questo è il primo livello, fondamentale. Non si arriva agli altri se non c'è prima di tutto questo. Secondo livello è la pace con il creato. Quest'anno celebriamo i 5 anni dalla Laudato Si, e nella Laudato Si il Papa richiama proprio questo, questa armonia che deve avvenire attorno a noi, con tutto il creato. Pensiamo un poco a quell'armonia che non c'è tante volte anche attorno a noi, anche quello che abbiamo vissuto in questi giorni. E perché è avvenuto? Perché questa armonia si è rotta con il creato. E allora dobbiamo rifare continuamente questa armonia con il creato, cercare di essere in comunicazione quanto più è possibile con il creato e soprattutto non violentarlo, perché tante volte noi violentiamo il creato anche attorno a noi, anche nella nostra bella terra di Basilicata, con l'inquinamento e altre cose del genere. Terzo livello è la pace, l'armonia con l'altro, con l'altra persona, cercando di mettere in risalto sempre quelle che sono le diversità che diventano ricchezza e allora ci fanno vivere ancora di più la pace e l'armonia con l'altro. In questi giorni stiamo sentendo queste cose che avvengono in America, ma anche nelle nostre realtà, quando l'altro diverso da noi non viene accolto. Questa non è pace, questa non è armonia. Il carissimo George Floyd, che è stato ucciso dalle guardie che dovevano custodire l'uomo e invece uccidono. Questa è un'armonia con l'altro che non c'è. Qui siamo chiaramente a livelli alti, ma ogni diversità, se accolta, diventa pace, se no diventa guerra, diventa violenza e non c'è accoglienza della diversità. Chiudo con un riferimento francescano. Sono un francescano e allora ci tengo anche a mettere in riferimento un riferimento francescano. E anche perché quando pensiamo alla pace, pensiamo subito, immediatamente a Francesco d'Assisi. E Francesco d'Assisi è l'uomo pacificato. Prima di tutto pacificato con se stesso. Anche lui deve fare un percorso non facile per arrivare a questo, però ci arriva. E c'è un episodio nella vita di Francesco, soprattutto verso la fine della vita di Francesco, detto l'episodio della perfetta letizia, quando, ritornando da Perugia verso Assisi, dice a Leone, dice: che cos'è la gioia, che cos'è la letizia? E Leone cerca di dire tante cose importanti e Francesco dice sempre: no, non è questo, no, non è questo. E dice, allora Leone a un certo punto gli dice: ma allora qual è la perfetta letizia? La perfetta letizia, dice Francesco, è questa: se noi arriviamo a Santa Maria degli Angeli, bustiamo al convento e non ci fanno entrare e dicono: non vi conosciamo. E noi, senza perdere la pazienza, senza manifestare l'ira, il turbamento, accogliamo tutto questo. Qui è perfetta letizia, qui è armonia interiore. E poi l'armonia a secondo livello, quella con la natura. Quale miglior testo? Il Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi, dove le creature per Francesco lodano e ringraziano Dio. Benedite il Signore, il fuoco, l'acqua, il vento, la terra, il cielo, tutto deve benedire il Signore, tutto in questa armonia straordinaria. E il terzo livello è il rapporto con l'altro, la pace con l'altro, la pace nella diversità. E qui anche un altro episodio, sempre della vita di Francesco, ce ne sono tanti, ma vi ricordo questo, che è quello più semplice, che conosciamo anche noi, il lupo di Gubbio. Quando Francesco viene chiamato in questo paese, a Gubbio, perché c'era un lupo che dava fastidio, che era violento, Francesco cosa fa? Va dal lupo e va senza nulla, senza armi, nell'umiltà della sua persona, e dialoga con il lupo e gli dice: ma vedi, se tu ti comporti bene, la gente del paese ti accoglierà. Probabilmente non era un lupo vero, ma era una persona stessa. Questa persona viene accolta la diversità e si crea
armonia con l'altro. Chiudo con un augurio, l'augurio che Francesco dice nel Testamento, quando dice ai frati: quando incontrate delle persone, salutatele così: il Signore ti dia pace. Che poi è diventato nel nostro modo comune pace e bene. Questo è l'augurio che faccio ad ognuno di voi, che ognuno di voi possa camminare nella perfezione per arrivare alla pace interiore con le creature e con il Creatore e soprattutto anche con la natura. E tutto questo possa viverlo nella pienezza per arrivare così ad essere delle persone pacificate che diventano significative per sé, ma soprattutto per l'altro. Il Signore vi dia pace. Grazie a Don Marco e grazie a tutti quanti voi.